Ben ritrovati di nuovo su Review You. Quello che state vedendo in questo momento è una bellissima ghirlanda natalizia. Quello che ci tenevo a far vedere è questa ghirlanda, appunto, che ho acquistato per il periodo di Natale e che si presta veramente bene sia come addobbo di una porta di entrata. Io in questo caso l'ho messa sulla porta della cucina, però potrebbe andare benissimo anche al di sopra di un camino. Prezzo di acquisto all'incirca 18 euro, adesso guardando costa sui 16 euro, quindi se riuscite a fare gli acquisti già prima di Natale risparmierete ovviamente sui prezzi, ma questo vale un po' su tutto. Ve la faccio vedere da vicino. Praticamente il materiale, vabbè, quello classico delle foglie, diciamo, di plastica finte, però vedete c'è anche un marrone sulla parte interna, e le palline, che sono di due varietà, quindi lucide e opache, sono presenti anche queste all'interno della confezione che è dotata anche di questa ghirlanda, di questa striscia di lampadine a luce calda, con la presenza di un cavo che sarà all'incirca, fatemi vedere un attimo le specifiche, dovrebbe essere circa 1,5 metri di cavo, 16 sfere di Natale, sto andando a leggere, e da 5,5 cm e abbiamo poi 20 lampadine e il cavo ha una lunghezza di, non lo dice, però dice che praticamente la lunghezza della ghirlanda è 2,70 m. Il cavo comunque lo vedete, parte da qua, quindi è utile per arrivarci alla presa della corrente. Tra l'altro ci sono anche delle lampadine di ricambio nel caso queste qua si bruciassero, quindi devo dire che è veramente una corona, che una ghirlanda, scusatemi, veramente carina. Non ne ho trovate alcune, ma questa qua mi aveva convinto maggiormente. Per regolarla, beh, questo è metallo, quindi potete girare e i braccetti come più vi piace, e diciamo nella parte posteriore ci sono dei ganci di ferro, come vedete, per il quale voi potete posizionarlo. In questo caso io ho messo dei chiodini al muro, potete posizionarla e tenerla fissa e dura. Se vi interessa questa ghirlanda vi lascio il link in descrizione di Amazon per l'acquisto. E niente, se avete domande non esitate a porle.